Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 27 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta sul DAX e sul FTSE IB, i nostri due mercati. Allora, ho deciso di aspettare l'apertura prima di fare questa registrazione per il fatto che volevo farvi vedere come nella prima ora di contrattazioni succede sempre di tutto. Vedete che qua abbiamo prima partenza a rialzo, poi partenza a ribasso. In questo caso ho scelto il DAX perché è quello più complesso. Qui probabilmente si vuole andare ancora in chiusura di questo T-3, ovvero se è partito, anzi, essendo partito da qui, siamo a 30 barre, qui basta un nulla perché si va da sotto i 12.830, siamo 12.839 in questo momento, probabile che si voglia ancora andare in chiusura, anche perché se togliamo questo cosino qua, abbiamo che qui c'è stato un tentativo di fare una partenza di alto T-3. Il discorso è che per ora non ha fatto molta strada, d'accordo? Se abbiamo iniziato appunto a 30 e il massimo che abbiamo fatto è stato 68, sono 38 tick. Non c'è stata nessuna violazione di swing, per cui questa può essere tranquillamente una chiusura di ancora questo T-3. Per quanto riguarda invece il FTSE MIB, leggermente diverso, vedete che le candele sono diverse. Qui ne abbiamo un paio per ora verdi. E anche in questo caso bisogna vedere se, essendo arrivati soltanto a no, anzi, essendo già a 28 barre, si vuole far partire finalmente un secondo T-3 da qua. Anche in questo caso, primo target qui, 20.165, poi l'impatto con la media mobile, dovunque sarà quella 50, 211, per dire. Tentativo ovviamente di andarsi a riprendere questo massimo, anche perché teoricamente qui forse può essersi chiuso già il quarto T-3 inverso. Il problema è che non ha chiuso null'altro di inverso. Ci vuole almeno un T-4 inverso ribassista che potremmo avere solo ed esclusivamente se andremo sopra questo massimo a 20.236. Per cui il discorso è che io mi aspetto minimo un ritorno qui, se si vuole andare a chiudere al quarto T-3 inverso il nostro T-1 inverso a quattro tempi. Se vorranno farlo a 5, cosa completamente differente, perché torneremo rapidamente sotto questo minimo e continueremo a macinare strada verso il basso prima ancora di andare in chiusura. Per cui se non inizieremo rapidamente ad arrivare prima a questo livello, ai 20.160, successivamente, come detto, andare anche soltanto di pochissimo sopra i 20.236 o eventualmente anche soltanto i 20.197 se vogliamo prendere come massimo anche soltanto questo e se avessimo il tempo almeno circa 3 ore da qui a dove vorrà fare il massimo. Qui siamo già oltre le 3 ore, quindi in realtà basterebbe anche arrivare sopra questo livello. 20.197, non faremo moltissimo, non andremo a chiudere un T-1 in maniera, diciamo, decente. Per cui sia qui che qui abbiamo la stessa identica opportunità, vedere che in partenza del quarto T-3, se si vorrà appunto ad andare a chiudere il quarto T-3 inverso con un T-4 inverso ribassista, quindi rialzista di indice, bisognerà perlomeno tornare sopra questi livelli qua o eventualmente anche qua sopra, quindi andare a impattare proprio dove vi dicevo con il livello inferiore dell'accumulo a 12.925 piuttosto che andare anche leggermente sopra 12.935. Questo se appunto avranno questa gran voglia di provare ad andare a chiudersi il T-1 a quattro tempi, viceversa andranno poi al quinto tempo. Questo però è tutto. Dopo,
Oltretutto, è in base alla chiusura che avremo del T-1, valuteremo se da qui è partito soltanto un T o se vuole essere partito qualcosa di decisamente di più. Tenete anche conto che, di nuovo, per far partire un T settimanale abbiamo bisogno da qui di avere perlomeno un T-2 a rialzo. Anche in questo caso, vediamo cosa hanno voglia di fare, perché qui su DAX, per dire, la situazione è molto più zigzagata ed è molto probabile che andremo prima a chiudere qui sotto i 12.830, probabile, e che poi si vada finalmente appunto a salire. Ma seguiamo e vediamo. In base a quello, poi, in base alla partenza anche del secondo T-3, che proverà di nuovo appunto a spingere su insieme alla chiusura dell'inverso, avremo anche alcune informazioni importanti per capire appunto se da qui è partito solo un T inverso o qualcosa di più, e in base a quello ci orienteremo e valuteremo se andare short o long. Swing, quella è la parola fondamentale. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata. La mia sarà così perché ho già deciso che la voglio splendida.